Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Oggi inauguriamo una serie di video con un nuovo strumento che è entrato a far parte della mia batteria di barbecue, il Pit Barrel, che vi consiglio di seguire attentamente perché è veramente una figata, ve lo dico in anticipo. Vi racconto com'è andata e poi parliamo insieme. Ecco a voi il Pit Barrel. Questo barile ha solamente due punti attraverso i quali l'aria possa confluire e una sola regolazione da fare in base all'altitudine in cui lo si usi, che determina il grado di apertura della bocchetta inferiore. La particolare conformazione e l'ingegnerizzazione dei punti di accesso e uscita dell'aria permettono al barile di mantenere una temperatura stabile e costante intorno ai 150 gradi e la sua particolarità è che gli alimenti vengono cotti appesi sopra il basket del carbone, raggiungendo un particolarissimo aroma dato dalla vaporizzazione istantanea dei succhi sul carbone ardente. Oggi proviamo a cuocere un pollo intero e vedere se, come chi l'ha già provato afferma, il barrel possa renderlo appetitoso e morbidissimo senza pensarci troppo. Dopo aver fiammeggiato leggermente la superficie per eliminare i peli sulla pelle, versiamo un po' d'olio e lo massaggiamo per bene. Per insaporirlo, testiamo questo rub per pollame di Bembo. Lo spolveriamo su tutto il pollo con un colino e poi lo massaggiamo leggermente con le mani per raggiungere anche i punti un po' più complicati e condirlo perfettamente. L'accensione è molto semplice. Prima riempiamo del tutto il contenitore del carbone in dotazione al barile. Poi togliamo alcuni pezzi per riempire circa un quarto di ciminiera e li accendiamo con un accendifuoco ecologico. Mentre il carbone si accende, testiamo anche questo contenitore universale. In questo caso cuociamo delle patate novelle che abbiamo prima fatto a pezzi di dimensioni medie e poi condito con dell'olio e uno dei nostri rub preferiti di Jack Daniel's. Ricordatevi che come sempre troverete il link di tutto quello che ho usato nel video nella descrizione del video. A questo punto il carbone della ciminiera ha preso bene e siamo pronti a disporlo in modo equo all'interno del cesto. Successivamente posizioniamo il cesto dentro al barile e lo chiudiamo attendendo 10 minuti perché la temperatura si stabilizzi. È importante anche in questa fase che le barre siano posizionate in modo che il flusso d'aria che attraversa il barile sia quello corretto. Nel frattempo sistemiamo il pollo, inseriamo all'interno della cavità lo strumento per sostenerlo e lo completiamo con la barra per appenderlo. Poi inseriamo nel petto una sonda del nostro meter block per controllarne l'andamento della cottura. Appendiamo il pollo, appendiamo le patate, chiudiamo il coperchio e dobbiamo solo aspettare. Il gioco è fatto.
Dopo circa un'ora e tre quarti, il pollo ha raggiunto i 74 gradi ed è quindi pronto. Apriamo per la prima volta il barile e lo togliamo per dargli un'occhiata ed assaggiarlo, e ne approfittiamo per controllare anche le patate, che ci sembrano ancora dure, quindi decidiamo di scuoterle e lasciarle un altro po' a cuocere. Allora ragazzi, c'è poco da dire, qui veramente non si può sbagliare la cottura, con questo barrel è veramente incredibile, non c'è bisogno di impazzire per stabilizzare la temperatura, fa tutto da solo, la temperatura di esercizio è quella, intorno ai 150 gradi, appendete lì le cose e il risultato è assicurato. Tantissimi utilizzatori del barrel non utilizzano nemmeno il termometro per misurare la temperatura. Io ancora non ho un background sufficiente di prove, perché questa era la prima prova, per esempio con il pollo, per stabilire una tempistica, no, per la cottura, quindi mi affido e penso che mi affiderò comunque sempre alla temperatura. Io sono un po' precisino al riguardo, però un pollo di queste dimensioni in un paio d'ore è cotto, un pollo un po' più grosso viene cotto in circa 3 ore, anche 3 ore e mezza, ovviamente dipende dalla quantità di la grandezza del pollo, e però è veramente super facile. Il risultato è stato spettacolare, probabilmente il pollo più succoso che io abbia mai cotto nel barbecue, molto saporito, senza aggiungere dei chunk di legno, era comunque affumicato perché la vaporizzazione dei succhi che cadono direttamente dal pollo sulla brace dà questo flavor molto particolare, un misto tra quello della griglia normale, diciamo all'italiana, e il barbecue affumicato, veramente difficile da raccontare, ma secondo me questa è il modo più giusto per spiegarvi che tipo di flavor viene aggiunto alla carne. E la pelle era molto croccante esternamente grazie alla temperatura di esercizio intorno ai 150 gradi, veramente una figata. Sulle patate ci devo ancora lavorare perché dopo la prima ora e mezza di cottura non erano assolutamente ancora cotte, le ho lasciate quasi un'altra ora e mezza e devo dire che alcune ancora non erano cotte, quindi devo capire un po' bene come funzioni, perché so che tanti utilizzatori di barrel le fanno, e quindi devo solo un po' cimentarmi, e come sempre seguitemi perché vi racconto l'evoluzione delle mie prove, e quindi poi vi racconterò quella che è la miglior tempistica anche di cottura delle patate, che però erano molto buone anche quelle. Quindi ragazzi, la filosofia di questo barrel è che tu appendi il tuo alimento e te lo dimentichi, e devo dire che funziona egregiamente. Se mi seguite su Instagram avete visto che ho anche già provato le costine, vi porterò un video un po' più dettagliato, ma anche quelle sono venute buonissime, quindi ragazzi io mi sto già innamorando di questo nuovo barbecue. Quindi ragazzi, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, se lo conoscevate già, se vi piacerebbe averlo, io ve lo consiglio già da adesso, farò tantissima pubblicità a questo barbecue, pur come sempre non essendo pagato al riguardo, io vi racconto le mie esperienze, sono tutte cose che mi piacciono tanto e quindi difficilmente ne parlo in modo negativo, però qui mi sono già innamorato e ve lo dico già apertamente. Se non fate ancora parte di questa famiglia, iscrivetevi al canale e alle pagine Facebook e Instagram per le anticipazioni sui prossimi video e per dei contenuti diversi da quelli che vedete qui sul canale. E se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, mi raccomando.
raccomando, ci vediamo presto!